tutti, mettete like al video e scrivete qui sotto nei commenti a quanti like è il video in questo preciso istante. Buongiorno a tutti, io sono Luisa, benvenuti in questo nuovo video. In questo momento sto andando a casa di Valerio, come ogni giorno della mia vita praticamente, insieme ad un mio amico che in questo momento è lui che mi sta riprendendo e sta tipo facendo delle acrobazie incredibili. Oggi registreremo un nuovo video, un video strafigo, dove dovremo provare tantissimi snack e indovinare quali sono questi snack, però rimanendo bendati. Io inizio la mia maratona, perché dovete sapere che tra casa mia e casa di Valerio è davvero una maratona. E ci vediamo tra poco! È arrivata da Valerio, cioè in realtà sono fuori casa sua ed ho tutto il cibo che serve per il nuovo video. Ora gli busso. Ta-da! Oddio, quanti ne hai presi? Un po'. Non ci credo, sei la migliore. Ok, non vedo l'ora di mangiare tutti questi snack. Lui e il mio cane è Bubi. Ora direi che possiamo iniziare a registrare. Marco, non andare via. Ci puoi aiutare a registrare passandoci gli snack? Va bene, va bene. Lui è Marco Regnese, il fratello di Valerio. Allora, io direi come al nostro solito di prendere tipo delle magliette ignoranti e farcele tipo, come bende. Queste due. Ok. So good, vai così. Finalmente siamo bendati, abbiamo messo qua tutti gli snack e ci siamo presi anche delle bottiglie d'acqua in modo che tra uno snack e l'altro riusciremo a bere e a distinguere poi meglio i sapori. Il video sarà molto molto semplice, tra i vari snack che abbiamo qui da qualche parte davanti a noi dovremo indovinare senza vedere di quale snack si tratti. Io penso che Valerio è in netto vantaggio rispetto a me, dato che lui li mangia tipo dalla mattina alla sera, io invece praticamente quasi mai, quindi... Se non siete iscritti al canale ovviamente iscrivetevi, entrate in questa family e mettete piace a questo video, cerchiamo di arrivare almeno ai 20.000 like. E detto ciò, iniziamo. Il primo snack è questo. Ragazzi, aprite le mani. Io so già che cos'è. Vai, dillo prima tu. Non vale, diciamo insieme. Al mio 3. 1, 2, 3, Galak. Mi ha copiato. Non è vero. È proprio lui, ragazzi, avete indovinato entrambi. Ma l'abbiamo detto insieme, come ho fatto a copiarti, brutto scemo? Il prossimo snack sarà questo qua. Penso che un po' tutti lo adorerete. Luisa, ecco te. Grazie. Qual è? Duplo. Perché il Duplo è Kinder Bueno normale. Esatto. È vero, non ha le nocciole, no! Luisa, non ce la fai proprio, siamo già qui a uno. Mi sa che questa challenge la vincerò io. È la challenge più bella del mondo, perché rientriamo troppo questi snack, li mangerò fino alla fine. Questo è il prossimo snack. Questo è più difficile rispetto ai precedenti, ragazzi. Cavolo, cioè, se i precedenti non so come li ho azzeccati, io ho molta paura allora. Posso? Sì, sì, ragazzi, potete assolutamente. E i Bounty? Luisa, aspetta, lo dico prima, comunque sì, i Bounty. Del Bounty? Sì, esatto, è proprio lui. Questo è il prossimo a cui li sottoporrò. Vorrei sottopormici io, però. Beh, qualcuno lo puoi mangiare anche te, eh? Allora questo lo mangerò sicuramente. Infatti, guardate, è pure diviso in 3 pezzi, cioè in 3 cubicini, quindi non aspetta a me. Ci stai dando un casino indizi. Infatti sì. No, no, credetemi. Io ho capito. Devo vedere so, che cos'è. Però non ha la forma del Kit Kat. Infatti sì, è un Kit Kat, questo è sicuro. Quella forma non è quella del Kit Kat, quindi sarà tipo un nuovo snack a Kit Kat, una cosa del genere. Infatti era diviso diversamente, invece adesso è come se fosse una barretta con 3 cubicini. Buono così. Infatti è buonissimo. Infatti, questo è il prossimo. E dato che mi hanno detto che li posso mangiare un po' pure io, mi sa che ne approfitterò anche stavolta, perché questo è il mio preferito. Secondo me non è per niente tattico fare questo video all'estate, che in teoria dobbiamo fare la prova costume. Infatti! E mangiare tutta questa cioccolata, però vabbè, ci sta. No raga, non lo fate, perché è davvero un qualcosa di atroce. Dopo andiamo a correre, vi avverto. Solo lui sa andare a correre, io dopo giocherò a Fortnite. Che gioia! Qual è? Pronti, dai! Pronti? Esatto, è lui.
Io devo ancora assaggiare, lui si è già l'ha detto, comunque sì, ovviamente pronti. Io sì, in realtà non lo sapevi. Non lo sapevo, io veramente mangio almeno 10 di questi snack ogni giorno, quindi d'ora in poi lo dico prima io, perché veramente ho paura e poi pensate che io lo dico, che sta succedendo qua? Ho paura che... Andiamo avanti, dai, meglio. Questo è il prossimo snack, veramente attivare. Devo ancora tagliarlo, lo sto ancora tagliando. Mi sa sembra Iago, mi sta infastidendo sì la mia percezione dei gusti mi ha alterato. Raga, io sto lassando dal caldo, aiuto. Anch'io, non avete idea. Sto facendo la sauna sotto questa maschera. Ecco a voi ragazzi. Belle queste mie maschere. Mamma mia che stile. Che cos'è? Allora, ho già capito, senza neanche toccarlo. O è la barretta Nesquik o quella tipo mega fit di palestrare. No, il Nesquik è anche abbastanza vecchia come barretta. È Nesquik? Mm-hmm. È Nesquik? Per me è quella fit. Scusami se non mi ho risposto, che mi ero perso nel gusto. Cos'è? Nesquik. No! Ah, che aveva ragione, che aveva ragione. Dai, non ci credo. È che mangio così tanto cioccolato che non mi sa di cioccolato. Quindi penso fosse mega fit. Mi sa, però non puoi ingrediare in questo modo. Questa è la prossima merendina che dovranno assaggiare. Bellissima. Basta, raga, troppo dolci, aiuto. Non sono abituata. Io non ci credo che ho confuso una barretta Nesquik per una barretta fit. Mi vergogno di me stessa. Raga, una cosa difficilissima è bere l'acqua bendati. Aspetta che la devo ancora dare a Luisa. Finge il cuore bianco. L'ho fatto. È veramente il mio snack preferito in assoluto, il Kinder Bueno White. Mangerei pure 800.000. Ragazzi, ma Marco Lag, io non riesco a vedere ovviamente, ma sento che sta mangiando parecchio. Cioè, o mi sbaglio? Ti sbagli. Io sento un rumore di mascelle qui. E non credo siano le mie. Il prossimo snack è questo. Lo snack per antonomasia. Quanto è buono, sento già... Le noccioline, le arachidi. Oddio. Sneakers. Lo sneakers. Dovete sapere che io sono andato in Spagna qualche mese fa. Mediare. E là abbiamo 100.000 tipi diversi di sneakers. E sono stato una settimana a mangiare solo sneakers, sia a pranzo, sia a cena, sia a colazione. Quindi c'è ormai questo snack fa parte della mia vita. Devo dire che l'aspetto di questo prossimo snack è veramente invitante. Ecco qua. È buonissimo. Barretta fitness. Io stavo ancora cercando di capire. Ormai sì, barretta fitness. No, ma ormai? Dai la tua opinione. Allora, secondo me... Dato che solo mangiandola sento già il mio bicipite crescere, oh! Questa è la barretta fitness. Dai un altro schiaffo per favore. Questa è la prossima. La stavo già aprendo. Ecco a voi ragazzi. Duplo. Duplo. Esatto. Luisa si è rifatta per prima. Questa è l'ultima barretta. No, non stai mangiando. Parli con la bocca piena, non sta mangiando. Da notare sul tagliere tutta la polverina dei vari snack che sono stati tagliati. Ecco qua gli ultimi due pezzettini. Pronti ragazzi? Vai. È il Marzo. Ah, Marzo. È proprio lui. Aveva anche detto è proprio lui. Io ho paura di aprire gli occhi perché già so che mi accecherò. E infatti sì, oh mio Dio. Non vedete quanto è brutto aprire gli occhi dopo essere stato bennato per 2 ore con le luci davanti. E cosa è successo qua a terra, Luisa? No, cos'è? Assaggialo, dici. Troppe calorie. Non mi fido, raga. Che cos'è? Ma perché io ho fatto tutto sto casino qua a terra? Allora, qual è stato il tuo preferito? La barretta fitness e lo sneaker. Lo? Lo sneaker. Ho sentito pure lo sneaker. Invece i miei preferiti sono stati il Kinder Bueno White e lo sneakers.
video di oggi finisce qua, speriamo tantissimo a voi sia piaciuto. Noi siamo diretti di Rente, tantissimo a mangiare tutti questi snack. Diciamo che è stato forse il video più bello della storia, che veramente è troppo buoni. Io dopo questo video non mangerò mai più dolci, perché davvero mi brucio anche l'anima in questo momento. Io sono davvero stradolci, non sono abituata a mangiare così tanti dolci, al contrario di qualcuno. Io mangerei ancora 200 in realtà. Mangiatelo tu allora quest'ultimo pezzo. Ora che rivedremo il video vedremo anche quanto Marco Lab durante il video abbia mangiato, anche se non l'ha messo. Ragazzi, ma non è vero, io non ho mangiato neanche un po'. No! Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, basta cliccare in questo pallino e vedete anche o questo video, anche quest'altro video, sono molto molto belli. Vai!